Buongiorno, seduta del Consiglio della quinta circoscrizione del 9 agosto 2021. Procediamo con l'appello alle 9:41. Teresi, assente. Aiello, Presente. Altadonna, Presente. Cavaliere, Presente. Di Gesù, Presente. Figuccia, Presente. Losardo, Losardo, Presente. Presente. Lucido, Palazzo, Presente. Presente. Stabile. Stabile? Presente. Nove presenti, un solo assente. Grazie segretaria. Visto il numero legale, la seduta è aperta. Buongiorno consiglieri, buongiorno agli uffici. Buongiorno, Presidente. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno ragazzi. Spero che abbiate trascorso bene il fine settimana. Ci sono interventi sulle comunicazioni. Qualcuno vuole intervenire in merito? Presidente, posso? Prego, ne ha facoltà, consigliere Palazzo. Grazie, Presidente. Allora, Presidente, dalla stampa ho appreso che il direttore generale della RAP ha rassegnato le dimissioni. Quindi ritiro il mio incontro programmatico con il direttore della RAP, ma invito la Presidenza ad effettuare, a reiterare la mia richiesta al socio unico, che è socio unico, amministratore unico della società, affinché possiamo incontrarlo, perché abbiamo criticità in tutta, diciamo in tutta la città, ma nei nostri quartieri ancora di più. Quindi ribadisco la mia richiesta dell'incontro programmatico con l'amministratore unico. E poi, se avevamo notizie inerenti alla potatura di via Castellana, che era un impegno preso dall'assessore Marino a suo tempo, poi sostituito e ritornato in carica sempre lui, quindi se avevamo notizie e casomai di incontrarlo per capire che tempi abbiamo per la potatura. Grazie Presidente. Grazie consigliere Palazzo. Faccio mio il suo invito in merito alla potatura alberi, dove mi attiverò anch'io stesso per cercare di capire a che punto è la potatura alberi sulla continuazione di via Castellana e capire quando dovrebbero attivarsi per eseguire i lavori. Grazie. Gli Presidente, uffici hanno. Sì. volevo Prego. aggiungere che qualche mese fa avevamo approvato pure, oltre tutte le non numerose segnalazioni, gli incontri, gli impegni, avevamo approvato pure una mozione a firma del consigliere Losardo. Quindi tutti questi atti, queste segnalazioni, volevo capire che fine fanno, quindi se diventiamo inutili, dico, evitiamo di farle. Dico, voglio capire se siamo utili o non siamo utili. Quindi io continuerò a farla a prescindere se qualsiasi risultato otteniamo. Però se dobbiamo essere più incisivi, dobbiamo fare altre strade. Voglio capire cosa dobbiamo fare. Grazie per una Palermo 2022. Grazie Presidente. Migliore sicuramente. Ma ha detto bene alla fine, dice per una Palermo 2022. Io ritengo che la cosa da fare è una soltanto, vedendo che in questi 10 anni tutto quello che è stato fatto su atti, su alcune mozioni presentate, tutto quanto, ritengo che questa amministrazione negli ultimi 10 anni ha ignorato totalmente le circoscrizioni. Per cui negli ultimi 9 mesi, come dice lei, cosa bisogna fare per la Palermo 2022? Aspettare le dimissioni del sindaco o ancora di più, oppure
aspettare la scadenza del mandato naturale per mandarlo a casa. Se siamo bravi, come chiede la democrazia, basta, quello che ci vuole è soltanto la matita, far capire alla gente quello che c'è su Palermo negli ultimi 10 anni, che è stato dettato e voluto da questa amministrazione. Poi il resto è chiaro che noi è chiaro che noi continueremo a fare il nostro lavoro, a proporre iniziative, a proporre istanze su manutenzioni come la potatura, come impianti di illuminazione, come le strade, come i marciapiedi, come la scerbatura e come tanto altro. È chiaro che noi faremo il nostro meglio, ma è pur vero che l'amministrazione non ci mette in condizione. Per cui io invito il Consiglio ancora una volta a predisporre atti per far sì che domani qualcuno non possa dire: ma le circoscrizioni cosa hanno prodotto? Noi abbiamo prodotto atti importanti e atti che in realtà in questa città oggi è sotto gli occhi di tutti la brutta amministrazione su quello che c'è in giro piedi piedi. E devo dire che quest'anno vero, da un lato Presidente, non la sentiamo. Dicevo, sì, sono in linea, mi è arrivata una chiamata, ma ovviamente non ho risposto perché sono smart working. E dicevo, e in effetti è sotto gli occhi di tutti, e poi quest'anno a maggior ragione che il problema Covid ci ha da un lato penalizzati, ma devo dire che sull'aspetto del turismo in città siamo per 3 volte di 2 anni fa. Sa, il turista che viene e vede questa Palermo, non so se possa essere di buon auspicio per una per rivisitare di nuovo la nostra amata Palermo. Ma è andata così. Ci sono altri interventi? Presidente, per gli altri va tutto bene sicuramente. Infatti, ho capito. No, se non ci sono altri interventi, posso. Quanto pare mi lamento solo io e lei, e poi gli altri va a gonfie vele. Ma mi fa sì. Abbiamo delle prospettive diverse rispetto ad altri consiglieri. Sulle prospettive concordo, sono prospettive totalmente diverse. E se non ci sono altri interventi sulle comunicazioni, passerei direttamente sull'ordine dei lavori. Chiedo ancora una volta se qualcuno vuole intervenire. Non ci sono interventi, a questo punto chiudo la discussione generale sulle comunicazioni. Nomino i scrutatori, la consigliera Cavaliere, la consigliera Di Gesù e il consigliere Altadonna. Chi è contrario e chi si astiene? Approvato all'unanimità. A questo punto, segretaria, per favore, se mi mettete il prospetto dell'ordine dei lavori sull'ordine del giorno davanti, così capiamo qual è l'ordine da poter eseguire. Sì. Ieri, cioè venerdì, abbiamo visto il punto 42, quindi il punto 43. La quinta circoscrizione a sostegno dello sport inclusivo. E lo abbiamo già votato? Il punto 42, votato, sì, è approvato. Allora, se non vado errato, c'erano altri punti precedenti, abbiamo chiesto il prelievo del punto 42. Per cui se mi dice qual è il punto 43, chiediamo il prelievo del punto 43. Il punto 43 è la quinta circoscrizione a sostegno dello sport inclusivo. E questo è stato... Allora, scusi, mi perdoni, il 43 allora è stato votato la volta scorsa, se non vado errato. No, è stato votato venerdì, la manifestazione settimana dello sport.
con che è il 42? Il 42, con tutti gli emendamenti. Chiarissimo, chiarissimo, segretario, chiarissimo. Sì. Grazie. Allora, chiediamo il prelievo del punto 43, chi è contrario e chi si astiene? Approvato all'unanimità, prego segretario di poter leggere la proposta. Grazie. Sì. Niente. La tua Emi e le comune, no, 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 no. E allora, la quinta circoscrizione a sostegno dello sport inclusivo. Premesso che si diffondono sempre di più le esperienze di sport inclusivo che vedono gareggiare insieme persone disabili e normodotate, considerato che in Italia crescono infatti le esperienze e le buone pratiche che cercano di integrare persone disabili e normodotate, considerato che lo sport è componente essenziale per lo sviluppo psicofisico dell'essere umano, da sempre ricopre un ruolo determinante nella nostra cultura sociale e familiare grazie alla sua funzione educativa. Considerato che lo sport rappresenta un importante momento di formazione sia da un punto di vista motorio che psicologico emozionale, capace di contribuire attivamente alla formazione della personalità dei soggetti coinvolti. Considerato che lo sport inclusivo non nasce come una sostituzione degli sport speciali per soli disabili, ma nasce come un'opzione in cui il disabile è libero di scegliere se praticare l'uno o l'altro, riconoscendogli quindi il diritto di scelta. Considerato che includere nelle attività sportive dei normodotati anche persone disabili è una chiave di successo a livello metodologico e didattico per poter offrire un intervento valido per un pubblico più ampio. Considerato che l'inclusione è cercare qualcosa che rispetti la dignità e valorizzi le capacità di tutti, sia disabili che normodotati, il Consiglio della Quinta Circoscrizione impegna il Sindaco e la Giunta Comunale a predisporre una manifestazione di interessi per sostenere con i fondi destinati allo sport uno o più progetti di sport inclusivo che stimolino la pratica sportiva delle persone con altre abilità, in un'ottica di non lasciare alcuni indietro, a maggior ragione in un periodo difficile come quello attuale, condizionato dalla pandemia. Firmato consigliere Umberto Losardo. Grazie segretaria. Segretaria, abbiamo il verbale della commissione? È stata già una proposta trattata in commissione? Sì. Lo mettiamo in commissione? Sì, se abbiamo il verbale, se possiamo dare lettura del verbale, per favore. Sì. Grazie, segretaria. Più sopra? No. Presiede la seduta. Dov'è? Presiede la seduta il vicepresidente Palazzo Daniele e funge da segretario l'istruttore contabile signor Pietro Palumberi. Alle ore 9.08, procedutosi all'appello nominale, risulta presente solo il vicepresidente Palazzo, che rinvia la seduta in seconda convocazione alle 10.08. Procedutosi alle ore 10.15 all'appello della seconda convocazione, risultano presenti il presidente Losardo e i consiglieri Palazzo e Cavaliere. Il presidente dichiara aperta la seduta. Il consigliere Palazzo chiede notizie sullo stato dei lavori della palestra sita a Largo Partinico a Borgo Nuovo. Il presidente Losardo risponde che gli stessi procedono e che a fine mese proporrà un sopralluogo per la verifica dello stato in essere, previa autorizzazione del dirigente. Il segretario presenta l'ordine del giorno. Si passa alla proposta al punto 2 dell'ordine del giorno, avente per oggetto la quinta circoscrizione a sostegno dello sport inclusivo. Il segretario ne dà lettura. Il presidente Losardo concede alle 10.22 tempo fino alle 11 ai consiglieri, rimanendo collegati in modalità videoconferenza, per l'approfondimento e studio della proposta in trattazione. Si dà atto che alle 10.24 il presidente Losardo si disconnette, si dà atto che alle 10.25 il presidente Losardo si riconnette.
alla ripresa alle ore 11, non essendoci interventi o modifiche sulla proposta da parte dei consiglieri, il presidente Losardo passa all'espressione del parere alle ore 11.01 per appello nominale, il cui esito è il seguente: Losardo favorevole, consigliere Palazzo favorevole, consigliere Cavaliere favorevole. Il parere è approvato all'unanimità. Alle 11.02 il presidente Losardo dichiara chiusa la seduta. Grazie segretaria. Come abbiamo sentito, c'è il parere favorevole da parte della commissione. Se qualche proponente della commissione vuole intervenire, ne ha facoltà. Non ci sono interventi da parte della commissione, sicuramente è tutto chiaro, per cui a questo punto mettiamo in votazione per appello nominale la proposta del punto 43, mi perdono. Ok. Modica? Sì, un attimo che sto preparando. Sì. Alle 9.57 si procede con la votazione sulla proposta alla quinta circoscrizione a sostegno dello sport inclusivo. Teresi, assente. Aiello? Favorevole. Altadonna? Favorevole. Cavaliere? Favorevole. Di Gesù? Favorevole. Figuccia? Assente. Losardo? Favorevole. Lucido? Favorevole. Palazzo? Favorevole. Stabile? Favorevole. 8 voti favorevoli, nessun astenuto, nessun voto contrario, solo 2 assenti. Grazie segretaria, visto l'esito della votazione la proposta è approvata all'unanimità dei presenti. Passiamo al punto 44. Il punto 44, che è outdoor education, educazione all'aperto, risulta che sia inviata in commissione da convocare. Quale commissione, in quale commissione è? Dello sport. No, secondo. La cultura. Seconda commissione. Sì, infatti. Vabbè, è chiaro che sarà trattata per una seduta utile convocare la commissione. Per cui passiamo al punto 45. Sì. Il punto 45 intanto è... chiedo il prelievo del punto 45. Che il testo è io sono Popaie, gara di braccio di ferro. Perfetto, allora prima di dare lettura chiedo il prelievo del punto 45, chi è contrario e chi si astiene. Approvata all'unanimità. A questo punto prego segretario di poter dare lettura del punto 45. Allora, il punto 45 proposta io sono Popaie, gara di braccio di ferro. Considerato che lo sport in genere e le manifestazioni sportive sono momenti di aggregazione e di sana competizione che generano benefici sia al corpo che allo spirito, considerato che sono diverse le richieste arrivate a questa circoscrizione da appassionati di questa disciplina sportiva, ritenuto che i costi siano irrisori rispetto ai benefici, si propone al Consiglio di circoscrizione di adottare l'atto relativo a quanto in oggetto affinché l'amministrazione comunale organizzi una gara di braccio di ferro per i ragazzi che frequentano la scuola media nella quinta circoscrizione. Gli uffici competenti che si occuperanno dello svolgimento dell'evento sono quelli dello sport e attività sportive e quello dei servizi per la scuola, firmato consigliere Umberto Losardo.
Prego. Presidente Aiello. Sì, la sentivo, solo che non rispondevo perché mi squillava il telefono, ovviamente non l'ho preso. Sì, grazie segretaria. Anche qui abbiamo il parere della commissione. Il verbale? Sì. E abbiamo il verbale della commissione. Allora, è questo, vero? Sì. Prego. Allora, presiede la seduta il vicepresidente Palazzo Daniele e funge da segretario di struttura contabile signor Pietro Palumberi. Alle ore 9.010 procedutesi all'appello nominale risulta presente solo il vicepresidente Palazzo che rinvia la seduta in seconda convocazione alle ore 10.10. Procedutesi alle ore 10.15 all'appello della seconda convocazione risultano presenti il presidente Lo Sardo e i consiglieri Palazzo e Cavaliere. Il presidente dichiara aperta la seduta. Il presidente chiede al segretario di dare lettura della proposta all'ordine del giorno. Il segretario dà lettura della proposta al punto 3 dell'ordine del giorno avente per oggetto Io sono Popai. Il presidente Lo Sardo concede alle ore 10.18 tempo fino alle ore 11 ai consiglieri rimanendo collegati in modalità videoconferenza per redigere eventuali emendamenti alla proposta in trattazione. Si dà atto che alle 10.28 la consigliera Cavaliere si disconnette, si dà atto che alle 10.31 la consigliera Cavaliere si riconnette, si dà atto che alle 10.32 la consigliera Cavaliere si disconnette, si dà atto che alle 10.43 la consigliera Cavaliere si riconnette. Alla ripresa alle ore 11, non essendoci interventi o emendamenti sulla proposta da parte dei consiglieri, il presidente Lo Sardo passa all'espressione del voto alle ore 11.01 per appello nominale, il cui esito è il seguente: Lo Sardo favorevole, consigliere Palazzo favorevole, consigliere Cavaliere favorevole. Il parere è favorevole all'unanimità. Alle ore 11.02 il presidente Lo Sardo dichiara chiusa la seduta. Grazie segretaria. Se c'è qualche intervento da parte della commissione, se qualcuno vuole intervenire ne ha facoltà. Non ci sono interventi da parte della commissione. A questo punto mettiamo in votazione la proposta come già letta dalla segretaria. Lo mettiamo in votazione per appello nominale, segretaria. Grazie. Quindi si procede alla votazione alle 10.03 della proposta Io sono Popaio, gara di braccio di ferro. Teresi? Assente. Aiello? Favorevole. Altadonna? Favorevole. Cavaliere? Favorevole. Di Gesù? Favorevole. Figuccia? Assente. Lo Sardo? Favorevole. Lucido? Favorevole. Palazzo? Favorevole. Stabile? Favorevole. 8 voti favorevoli, 2 assenti, nessun voto contrario né astenuto. Grazie segretaria, visto l'esito della votazione la proposta è approvata all'unanimità dei presenti. Grazie segretaria. Io devo allontanarmi per 2 minuti, anzi rimango in collegato per 2 minuti e poi nuovamente mi riavvio a presiedere. Per cui invito il consigliere più anziano se per 2 minuti può presiedere la seduta.
Grazie. Consigliere Losardo? Sì, eccomi. E allora, proseguiamo con i lavori d'aula. Qual è il punto che potremmo trattare? Oppure ci sono richieste, di prelievi? E allora, il punto è il punto 46. Cosa ha per oggetto? Le favole della principessa, a firma del consigliere Altadonna. Prego. Allora, prima chiediamo il prelievo del punto 46. 46. 46. Chi è favorevole alla richiesta di prelievo del punto 46? Chi è contrario? Scusate, chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Tutti favorevoli, quindi la proposta di prelievo viene approvata. Prego, dia lettura, segretario. Ok. Allora, la proposta, le favole della principessa. Visto l'attività già svolta nel quartiere Noce durante il lockdown, denominata Una notte da favola, che ha visto i docenti impegnati prima in un percorso formativo di lettura e poi nell'interpretazione di alcune fiabe lette sotto i balconi degli alunni, vista l'approvazione e il relativo finanziamento da parte del USR Sicilia, del patto di comunità territoriale siglato con l'Istituto Comprensivo Principessa Elena di Napoli, considerato il lavoro di coprogettazione già iniziato con il suddetto istituto e con altri partner del patto, tenuto conto che l'anno scolastico 2021-2022 dovrebbe essere un anno di transizione che dovrà riportare le nostre scuole verso la normalità, ma che come tale implicherà un'attenzione particolare dal punto di vista delle misure di contenimento della pandemia. Ritenuto che possa essere importante dare avvio all'anno scolastico con un'attività che possa creare un clima positivo tra il territorio e la scuola e all'interno di quest'ultima tra docenti e genitori, si chiede al Consiglio della Quinta Circoscrizione di approvare l'atto in oggetto al fine di dare mandato alla Commissione Attività Sociali di verificare la possibilità di creare, in accordo con i partner del patto, dei momenti di lettura condivisa che docenti e genitori possano rivolgere agli alunni e al quartiere, organizzare un incontro con tutti i soggetti coinvolti nel patto di comunità al fine di conoscere un primo bilancio delle attività svolte e collaborare con le future iniziative, coinvolgere l'assessorato alla cultura e l'assessorato alla scuola nel patrocinio dell'attività e nella divulgazione degli eventi ad essa associati. Firmato il consigliere proponente Salvatore Altadonna. Prego, consigliere Losardo. Io mi sono liberato. Posso anche presiedere io. Grazie. Grazie segretaria, abbiamo qua il parere della commissione. Sì. Se cortesemente possiamo leggere il verbale. Allora, presiede l'adunanza il presidente Salvatore Aldodon, assistito in qualità di segretario dall'istruttore amministrativo Benedetta Ricò. Alle ore 9.01 in prima convocazione risulta presente il presidente Altadonna e constatata la mancanza del numero legale la seduta viene rinviata di un'ora. Alle ore 10.04 in seconda convocazione risultano presenti il consigliere Altadonna Salvatore, il consigliere Lucido Roberto e il consigliere Stabile Francesco. Il presidente Altadonna, constatata la presenza del numero legale, apre la seduta e non essendovi delle comunicazioni da parte dei consiglieri, informa che si è conclusa la seconda edizione del torneo di beneficenza sotto le stelle, con il patrocinio della Commissione Attività Sociali, con la premiazione di tutti i partecipanti. Sono arrivati i ringraziamenti alla Commissione sia per l'idea dell'atto deliberativo, per l'istituzione di questo torneo, che per il patrocinio che si è dato. Di fatto il grosso è stato fatto dagli organizzatori Piero e
Alex che si sono occupati dell'intera gestione del torneo. Si spera che vi possa essere una terza edizione. Il consigliere Lucido interviene chiedendo se vi è stata una sovvenzione da parte del comune. Il presidente Altadonna risponde di no. Come per tutte le attività fatte, il comune non ha mai contribuito. Dalle spese di iscrizioni è stato ricavato quello che serviva a fare le premiazioni. C'è stato l'aiuto di un ente di promozione sportiva che ha contribuito con medaglie e coppe. Questa commissione ha espresso tantissime attività sul territorio, senza l'ombra di un quattrino da parte dell'amministrazione comunale, il che vuol dire che è un po' impegnativo, più faticoso, ma se si vuole si può fare. Il presidente Altadonna chiede alla segretaria di dare lettura della proposta all'ordine del giorno. La segretaria dà lettura della proposta alle favole della principessa a firma del consigliere Altadonna. Il presidente Altadonna comunica che la commissione è partner di progetto di quattro patti di comunità. Uno con l'istituto comprensivo Colozza Bonfiglio, uno con l'istituto comprensivo Antonio Ugo, uno formato dall'istituto comprensivo Manzoni Impastato, l'istituto comprensivo De Amicis e l'istituto comprensivo Capuana e uno con l'istituto comprensivo Principessa Elena di Napoli. Questi patti di comunità sono stati finanziati dall'ufficio scolastico regionale e all'interno di questi patti sono previste delle attività sui territori. La terza commissione è l'unica commissione in tutta Palermo, non solo circoscrizionale ma anche comunale, che si è seduta insieme alle scuole a progettare queste attività. Per questa proposta di deliberazione rispetto all'attività fatta durante il lockdown, in cui erano i docenti coinvolti, in questo caso il corso di formazione è rivolto ai docenti e ai genitori che insieme leggeranno le fiabe per i quartieri uditorie Altarello, perché la scuola Principessa Elena di Napoli è a cavallo dei due quartieri. Il presidente Altadonna comunica che sarebbe opportuno un incontro per fine agosto con la dirigente scolastica e le associazioni che fanno parte di questo patti di comunità, che sono la casa editrice e Editi, l'associazione Uniattiva composta da studenti universitari, l'associazione Astrumola, l'associazione Corda Pazza, l'associazione Sutta Scupa, per conoscere quali sono le prossime attività che vogliono svolgere. Una di queste attività è quella della proposta odierna e si vorrebbe coinvolgere l'Eurospin di fronte al plesso Baviera, che è per utilizzare il parcheggio la sera del primo giorno di scuola per augurare un buon anno scolastico ai ragazzi e per rafforzare il rapporto tra docenti e genitori. Il consigliere Lucido chiede se è lo stesso tipo di attività svolta l'anno scorso alla Noce. Il presidente Altadonna conferma che è la stessa attività da realizzare in altro quartiere. Si è pensato anche per Borgo Nuovo, ma purtroppo non vi sono associazioni che operano sul territorio del quartiere Borgo Nuovo. L'attività in più ha che coinvolge i genitori, soprattutto le mamme, che hanno mostrato entusiasmo per l'iniziativa che le porta a impegnarsi in un'attività diversa dalle solite attività che le occupano quotidianamente. Il presidente Altadonna, premesso che tra le fiabe vi è quella di Colapesce, una fiaba piuttosto breve, propone di chiedere alla dirigente scolastica che i componenti della terza commissione la possano leggere. Il presidente Altadonna alle 10:20 sottopone a votazione la proposta a firma del consigliere Altadonna ad oggetto la favola delle favole della principessa per appello nominale. L'esito è il seguente: consiglieri presenti 3, assenti nessuno, voti favorevoli Altadonna, Lucido e Stabile, voti contrario nessuno, astenuti nessuno. La proposta è approvata all'unanimità dei presenti. La commissione esprime parere favorevole all'unanimità sulla proposta in oggetto. Il presidente Altadonna, non essendoci altri interventi, chiude la seduta alle ore 10:26. Grazie segretaria, se la commissione vuole intervenire. Sì presidente, se posso, se gli altri consiglieri prego, prego. Della commissione. Prego, ne ha fatto. Presidente, io sottolineo rispetto, diciamo, alla completezza sia della proposta che del verbale, così come letto dalla segretaria di commissione. Voglio sottolineare una cosa, che la dicitura partner di progetto rispetto a partner di supporto, che normalmente ci ha visti, diciamo, patrocinare
come circoscrizione e diverse attività ha una differenza sostanziale. Parte del riprogetto vuol dire che il progetto è stato scritto dalla commissione anche, quindi non abbiamo sottoscritto il progetto e l'idea di qualcun altro, ma ci siamo materialmente seduti insieme agli altri partner a scrivere il progetto, che poi successivamente è stato appunto finanziato dall'USR. Questo, come quello degli altri quattro patti di comunità che venivano esplicitati nella proposta. L'idea è appunto quella della sera prima dell'apertura dell'anno scolastico di riproporre la lettura delle fiabe, appunto questa volta non più soltanto come docenti, ma ci si è preoccupati di formare dei genitori, perché come abbiamo detto più volte oggi si dà tantissima attenzione ai ragazzi, all'educazione, poi diciamo che magari a volte è fatto bene, a volte è fatto male, ma poco si investe sulla genitorialità. Questo progetto, questa azione veramente, no? Questo progetto, questa azione viene pensata appunto per dare modo ai genitori di poter partecipare alle attività scolastiche e per dare al territorio una ricaduta di questa attività formativa. Farlo nel parcheggio dell'Eurospin significa coinvolgere anche le attività commerciali territoriali e dare tra l'altro, diciamo, uno spazio ampio dove, Covid permettendo e a seconda la normativa che sarà vigente in quel momento, ci sarà la possibilità appunto di assistere da parte dei cittadini. Quindi credo che appunto questa sia un'ulteriore attività che possiamo come commissione garantire che al 95% verrà realizzata. Anche questa, come vedete, non richiede l'aiuto, diciamo, il supporto di nessun assessore al ramo, non richiede il supporto dell'amministrazione. Possibilmente per quella serata verrà invitata parte dell'amministrazione, qualche assessorato, ma appunto come spettatori e non come collaboratori, diciamo, di questa attività. Grazie Presidente. Grazie consigliere Altadon, abbastanza chiaro devo dire. Se ci sono altri interventi in merito alla proposta. Non ci sono altri interventi, a questo punto chiudo la discussione generale sulla proposta e mettiamo in votazione per appello nominale la proposta della Commissione Attività Sociale. Allora, mettiamo in votazione il punto 46. Le favole della principessa alle ore 10 e 18. Teresi? Assente. Aiello? Favorevole. Altadonna? Dichiarazione di voto. Solo per aggiungere che ho dimenticato a sottolineare che una delle richieste nella proposta di deliberazione è quella dell'incontro preventivo appunto con i partner, che come commissione avevamo pensato, compatibilmente col calendario appunto del Consiglio, di fare il 30 agosto. Quindi se la proposta di oggi verrà approvata, sin da subito ci prodigheremo per convocare per il 30 agosto i partner. Quindi voto favorevole. Grazie consigliere Altadonna. Cavaliere? Favorevole. Di Gesù? Favorevole. Piguccia? Assente. Losardo? Favorevole. Lucido? Assente. Palazzo? Favorevole. Stabile? Assente. Sei voti favorevoli, quattro assenti. Nessun voto contrario né astenuto.
Chiusa la votazione, grazie segretaria. Visto l'esito della votazione, la proposta è approvata all'unanimità dei presenti. Grazie consiglieri, ci aggiorniamo domani, la seduta è chiusa. Grazie e buona giornata. Buongiorno. Buona giornata a lei, buongiorno.